Quattro nuovi ufficiali al comando provinciale dei Carabinieri di Venezia, tra loro una donna, il capitano Martina Perazzolo, da una settimana al comando della compagnia di Chioggia. Vengo dalla Sicilia, dove sono stata 4 anni al comando della compagnia di Santo Stefano di Camastra. Precedentemente ho comandato il nucleo operativo e radiomobile di Verona e prima sono stata 1 anno a Torino alla scuola Allievi Carabinieri. Sono stata impiegata anche all'estero, 2 volte in Palestina e negli ultimi 6 mesi a Berlino nell'ambito di un contesto europeo. Dal nucleo radiomobile di Treviso in Laguna il tenente Andrea Caminiti, neocomandante della nuova sezione EPPO della Procura Europea con sede a Venezia e specializzata nel contrasto ai reati finanziari. I reati sono in danno dell'Unione Europea, sono per lo più reati finanziari, quindi delle frodi, delle truffe, oppure reati di criminalità organizzata. Nuovo comandante del nucleo investigativo di Venezia, il maggiore Lorenzo Lega. Sono arrivato questo settembre dalla compagnia di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, dove ho prestato servizio per gli ultimi 4 anni come comandante di compagnia. In precedenza ho comandato la compagnia di Chiavenna, provincia di Sondrio, Lombardia. Prima ancora il nucleo operativo di Legnano, provincia di Milano, e la prima esperienza da ufficiale al battaglione mobile di Milano. Dalla Lombardia il maggiore Gianluca Daguanno, ora al comando del nucleo informativo di Venezia. In sostituzione del tenente colonnello Picciolo, trasferito al NAS di Bologna. Come precedenti incarichi ho comandato la seconda sezione del nucleo investigativo di Verona dal 2004 al 2008, successivamente dal 2008 al 2016 ho comandato la seconda sezione del nucleo investigativo di Brescia e negli ultimi 5 anni sono stato addetto al nucleo informativo di Milano. La presentazione alla stampa alla presenza del comandante provinciale Mosè De Luchi. Il rinnovo è sempre importante perché porta nuove esperienze, nuove professionalità e permette chiaramente di progressivamente migliorare sempre gli assetti e la vicinanza dell'arma sul territorio.